Ben ritrovati con il TGL News delle ore 16, ha fruttato tre sequestri di sostanze stupefacenti, pari a quasi un etto tra hashish e marijuana, l'operazione della Polizia Municipale di Piacenza, condotta ieri sera in città, con il controllo di oltre 120 persone, 16 bar e numerosi negozi. Gli agenti del nucleo operativo di sicurezza tattica della Polizia Commerciale e del settore investigativo, assistiti dall'unità cinofila della Polizia Locale di Alessandria, sono intervenuti in diverse zone di Piacenza, dal centro alla periferia. Ancora una giornata di super caldo e terza allerta rossa emanata dalla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna per temperature estreme. Per ritornare nelle medie di stagione, che si attestano intorno ai 30 gradi, bisognerà attendere domenica. 24 conducenti controllati, 9 patenti ritirate, di cui 6 per guida in stato di ebbrezza e 3 per positività al test precursore per la presenza di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio dei controlli che sono stati effettuati nella notte tra il 4 e il 5 agosto da Polizia Stradale, Guardia di Finanza di Piacenza, Unità Cinofile e personale sanitario della Questura di Cremona nelle zone di Borgo Trebbia e Via Colombo. Cala il sipario sul Bobbio Film Festival. Stasera nel chiostro di San Colombano si chiude la rassegna del cinema di Marco Bellocchio con la cerimonia di premiazione e un omaggio alla versione restaurata del capolavoro di Michelangelo Antonioni, Blow Up. Insieme al prestigioso Gobbo d'Oro saranno consegnati anche il premio del pubblico e il premio di Editoriale Libertà. L'Emilia-Romagna mette a disposizione degli istituti regionali quasi 16 milioni totali per la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione. Nel Piacentino gli interventi finanziati sono due: la messa in sicurezza della scuola primaria di Villanova per un importo complessivo di 50.000 euro e la messa in sicurezza e adeguamento sismico della scuola primaria di Monticelli con un finanziamento di poco più di 1 milione di euro. Chiudiamo con lo sport e vigilia di Coppa Italia per il Piacenza, che domani affronterà il Novara in trasferta, mentre il Pro Piacenza sfiderà questa sera in amichevole il Sassuolo, formazione di Serie A. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è alle 19:30 con il TGL.